Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis. Oggi parliamo di un argomento, penso, interessante per tutti, perché vi ho fatto vedere come poter combattere con un livello di power più basso rispetto a quello che il gioco richiede, perché comunque il gioco richiede dei livelli di power, ma soprattutto nei contenuti in solo si può tentare di oltrepassare queste barriere. Oggi invece vi faccio vedere come viene calcolato il livello del power, perché ovviamente molti mi hanno chiesto come faccio ad avere comunque un livello di power, diciamo, elevato, come ho potuto fare i miei personaggi così, diciamo, come ho reso i miei personaggi così forti, come ho reso il mio team così forte. E ovviamente oggi vi vado a rispondere dicendovi che il power viene ovviamente, cioè il power è un numero, ok? Ecco, fino a qui l'avevamo capito tutti. Ma la cosa importante da sapere è che il power comunque è una cifra che può essere facilmente manipolabile. Quindi non credete a un power, diciamo a un team con un max power elevato, perché non è detto che quel team col max power elevato sia effettivamente forte. Infatti ci sono delle statistiche in gioco rispetto a delle altre che vengono in un qualche modo premiate di più. Che cosa intendo? Andiamo nella nostra formazione party come sempre e andiamo nella sezione solo. Anzi, facciamo nella sezione multiplayer in questo caso, così avremo un personaggio alla volta e vi farò vedere appunto che cosa significa. E andiamo praticamente con il nostro Cloud. Qui abbiamo un Cloud già buildato per un'altra quest, ovviamente, e come potete notare abbiamo un power level di 35.413. Ora, ovviamente questo Cloud non è male, perché comunque ha un buon livello di power da solo, quindi singolo, è molto molto valido, però questo livello di power viene collegato giustamente sia alla build che abbiamo in questo caso, ma anche a quello che effettivamente è il nostro equipaggiamento. Che cosa vuol dire? Perché il nostro equipaggiamento, come sapete, come vi ho già spiegato tante tante volte, ci consente di aumentare delle statistiche nello specifico, quindi ci consente comunque di arrivare ad avere dei bonus a determinate statistiche grazie appunto alla sommatoria delle varie substats. Infatti se noi andiamo praticamente su ability possiamo guardare praticamente le nostre refined abilities e vedere un pochettino come il nostro personaggio sia effettivamente buildato. Ora, se io, come potete notare, abbiamo delle statistiche in questo caso con un buon ammontare di HP, 4194, un buon potere fisico di 1500 eccetera eccetera, noi questi valori ovviamente li possiamo cambiare e possiamo aumentare il power grazie ai valori che andiamo a cambiare. Anche perché, come potete notare, innanzitutto abbiamo uno slot materia non acceso, perché qui abbiamo una materia di cura e non abbiamo una materia fisica che mi consenta di avere praticamente un 20% di danno fisico. Quindi, come potete vedere, già mettere praticamente una materia che mi aumenti il potere fisico, notate che già mi ha fatto fare un bel balzo al mio power. Prima eravamo 34.000, ora siamo addirittura 36.327, quindi abbiamo fatto sicuramente un bel balzo. Mentre invece se la rimuoviamo, boom, scendiamo nuovamente a 33.574, quindi capite benissimo che il potere fisico è già comunque considerato abbastanza, cioè il potere fisico è abbastanza considerato all'interno del gioco. Ma la statistica che veramente vi farà fare un salto in avanti con il power sono gli HP. Gli HP all'interno del gioco sono considerate praticamente, è considerata praticamente la statistica migliore, proprio perché in funzione del fatto che se un nostro personaggio possa subire tanti danni, praticamente riesca a rimanere in vita e quindi di conseguenza uccidere lentamente il nostro avversario. Cosa che però il gioco ci ha insegnato a fare è anche eliminare i nostri avversari velocemente, perché ogni quest ha un tempo che andrà a scadere e man mano che il tempo andrà a scadere il nostro avversario diventerà sempre più forte. Quindi va bene avere tanti HP, ma se non facciamo danni praticamente non concludiamo niente. Ecco perché vi dicevo che guardare il numero, soltanto il numero di power, non vi dice nulla. Dovete guardare il numero di power però collegato all'equipaggiamento ovviamente e alle statistiche del vostro personaggio. Infatti se adesso noi qua rimettiamo l'altra materia fisica
balziamo a 36.000 di power, dobbiamo andare a guardare anche le sub weapon. Le sub weapon in questo caso mi aumentano come stats praticamente HP, perché abbiamo messo praticamente gli HP, altri HP e poi abbiamo altri HP. Quindi notate che già praticamente una volta che noi abbiamo boostato gli HP, il nostro power level è salito. Ma se io dovessi mettere, a differenza degli HP, un boost per quanto riguarda l'attacco fisico, invece, che cosa otterremo? Cioè, io ora, vedete, sto cambiando praticamente tutte le armi con quelle che mi danno un boost di attacco fisico. Quindi stiamo praticamente aumentando la capacità del nostro personaggio di fare danni. Guardate un po', siamo scesi, siamo addirittura a 31.146 e nonostante abbiamo comunque un potere fisico di 1600, che è già ben superiore rispetto a quello che avevamo prima, perché appunto abbiamo raggiunto un boost di attacco fisico addirittura di livello 7, quindi siamo arrivati a fare una buona impressione per quanto riguarda il danno fisico, scendiamo di power perché i nostri HP sono di appena 2653. Ecco perché aumentare il power non è sempre la cosa che ci permette di vedere un personaggio forte, perché io possibilmente con questo Cloud è vero che è debole di HP perché ne ha solo 2600, quindi in alcune quest di livello avanzato potrei essere shottato, ma come danni sono decisamente più forte, faccio i buchi praticamente. Già con il mio Cloud di base faccio 6.000-7.000, ovviamente mettendo anche buff, debuff eccetera eccetera, di cui parleremo in un altro video, vi spiegherò anche come funzionano i buff e i debuff in questo gioco. Ma la cosa importante è che per l'appunto anche avere un grande potere d'attacco non mi dà praticamente la sicurezza di avere un buon livello di power. Infatti in alcune missioni, in alcune quest dove si necessita raggiungere livelli di power particolari per entrare ovviamente anche nelle coop, tante volte bisognerà rinunciare a un potere fisico per aumentare gli HP e raggiungere il power per entrare nella stanza. E questa è una cosa che da un lato potrebbe anche danneggiare il team, perché non avere un buon rapporto HP con i danni vi renderà un po' una palla al piede, per lo stesso discorso che vi dicevo prima: inutile avere 100.000 HP se poi al nostro avversario facciamo 100 danni alla volta, perché noi rimaniamo in vita, va bene tutto quello che è, ma a un certo punto perderemo per una questione di tempistiche, di tempo. Quindi il tempo man mano che si restringe rende il nostro avversario più forte e quindi prima o poi ci shotterà comunque, o se addirittura scade il tempo siamo comunque finiti, abbiamo comunque finito. Ecco perché avere comunque dei buoni equipaggiamenti, quindi cercare di livellare il più possibile tante armi, ci consente di avere comunque sub stats, quindi sub abilities, sempre al top, e ci consentono di avere un personaggio bello tosto, quindi sia per quanto riguarda i danni sia per quanto riguarda anche gli HP. Giustamente farlo crescere di livello darà quella spinta in più nelle statistiche, ma la cosa molto importante da non sottovalutare è la crescita. Ragazzi, la crescita è un qualcosa di letteralmente fondamentale, perché la crescita vi consentirà di avere una base solida di HP, di potere fisico, di potere magico, di cura, eccetera, eccetera. Quindi tutte le vostre stats avranno una base solida su cui poi potrete lavorare più o meno in base a quello che vi serve. Quindi se vi serve magari un po' di se vi serve magari un po' più di power per entrare in una coop, comunque sia lo potrete fare, quindi potete comunque gestire bene la situazione. È ovvio, un'altra cosa ovvia è che ogni personaggio comunque ha delle build diverse. È vero che noi possiamo utilizzare tutti i personaggi un po' come vogliamo, perché fondamentalmente tutti i personaggi hanno delle armi magiche, hanno delle armi di cure, hanno tutti bene o male un qualcosa che ci consenta di poter variare il nostro ruolo. Ma a raw stats, quindi a statistiche base, senza equipaggiamento e senza niente, ce ne sarà sempre una che prevarrà. Quindi quando il nostro personaggio comunque arriverà a livello massimo, ci sarà sempre una statistica che prevarrà. Come per esempio di Barrett sono gli HP, come di Cloud per esempio il potere fisico,
come per esempio per Eris il potere magico, la cura, eccetera eccetera. Quindi ogni nostro personaggio avrà comunque una base solida su cui lavorare. Quella base solida tendenzialmente vi fa capire che ruolo ha il vostro personaggio. E se ancora non sapete che ruoli possono assumere i vostri personaggi, io ho fatto un video nello specifico dove appunto vi faccio sapere tutte queste cose. E ovviamente ve lo metterò qui sulle schede, probabilmente in alto a destra, quindi potete tranquillamente cliccarci. Recapitolando, non fidatevi troppo del power alto, perché il power alto, appunto, vi ripeto, essere probabilmente anche una manipolazione degli HP che fa crescere il suo livello. Infatti, se io vado nelle mie sub weapons e vado a mettere i filtri con HP, adesso ritorniamo a far aumentare tutti gli HP con i bonus più alti che io possiedo praticamente con HP, che sono praticamente questi. Penso che oltre 16 non abbia. Sì, quindi mettiamo questi. Boom! Come notate, siamo schizzati letteralmente a 36.000 di power. Cioè abbiamo fatto un salto praticamente di 5.000 in power solo perché abbiamo aumentato gli HP. Che poi 4200 HP sono comunque esagerati, perché secondo me un buon numero di HP su cui girarsi sono i 3200-3003. Poi ovviamente bisogna anche vedere la quest nello specifico, ma io fino a questo momento con i 3200-3300 HP ho sempre viaggiato tranquillo. Cioè non ho mai avuto personaggi che hanno rischiato di morire dall'oggi al domani o essere one shottati, a parte probabilmente l'evento del Tom Berry, ma quello è un evento da 100.000 power che giustamente ti mettono alla dura prova. Però diciamo che fino a questo momento con 3200, 3300, massimo 3500 HP, giusto per buttarla pesante, io comunque sia non ho avuto difficoltà all'interno del gioco, con le quest ovviamente di cui ho potuto affrontare, diciamo, non dico facilmente, ma con qualche accorgimento si riesce a fare. Quindi questo è ciò che appunto vi volevo far capire oggi, sul fatto che comunque non dovete fidarvi troppo del numero power in generale che vedete, ma guardate più nello specifico le statistiche. Fate bene o male una sorta di scrematura nelle statistiche e in base al ruolo che vedete di quel personaggio potete capire se effettivamente è stato buildato bene o è stato buildato male. Detto questo, ragazzi, non c'è nient'altro da dirvi sul power, quindi ricordatevi che ci saranno statistiche che sono privilegiate rispetto ad altri, gli HP metteteli sempre in cima alla lista e poi tutte le altre statistiche in base a come volete buildare il vostro personaggio. Quindi una sub weapon che aumenti gli HP dovete averla sempre, perché una sub stats che, cioè scusatemi, una sub weapon che vi aumenta il limite di HP deve esserci per forza, proprio per farvi arrivare ai 3200-3500 HP. Poi per il resto sbizzarritevi come vi pare e piace. Detto ciò, vi annuncio anche che farò uscire un video sul come lavorano buff e debuff, su come funzionano buff e debuff, e poi ci saranno anche i video di tutti i migliori setup per i personaggi di gioco, o almeno secondo la mia idea e anche secondo ovviamente quello che per me ricoprono come ruolo all'interno del gioco. Vi farò vedere tutti i migliori setup che io praticamente sto utilizzando per i miei personaggi. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me e come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye.